Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo su Final Fantasy VII Ever Crisis per due motivi principali in realtà oggi. Il primo è quello che a quanto pare ci sarà una collab, quindi lo special event che avevamo visto in programma era per l'appunto una collab e al 99% stiamo parlando di Final Fantasy VI. Dato che praticamente su Twitter è uscita questa immagine, che adesso vedrete a schermo, che ovviamente riporta alla mente i ricordi di quest'altra scena, che adesso vedrete su schermo, raffigurante praticamente l'Esper congelato all'interno di Final Fantasy VI. Quindi la collab effettivamente ci sarà, come molti sospettavano, però sarà una collab a tema Final Fantasy VI. A quanto pare, o un evento comunque collegato a Final Fantasy VI, ma io penso molto probabilmente una collab. Sarà interessante da vedere che cosa succederà all'interno di questa collab e sarà interessante vedere soprattutto quali personaggi, perché si parlava di Angeal e Kite come prossimo banner, quindi potrebbe essere addirittura il banner con Kite ed Angeal a essere questo banner collab, con addirittura l'introduzione di quella che sarà l'ultimate di Tifa. Inizialmente si parlava di Eris, mentre invece adesso la situazione è cambiata, quindi di conseguenza si sta parlando di Tifa. E da un lato è anche un bene, perché Eris è già troppo forte per il momento, quindi avere una sua ultimate in questo momento sarebbe stato forse un po' too much. Quindi ci sta magari potenziare un po' Tifa, e con l'anniversario ha comunque preso un ottimo kit e può tranquillamente essere, come dire, maggiormente migliorata anche grazie a una ultimate da banner e non l'ultimate quella, diciamo, free o comunque gratuita che è possibile scambiare con le medaglie. Tolta questa prima notizia, che pensavo fosse doverosa comunicare all'interno di questo video, ne approfitto per meglio dire per comunicarla all'interno di questo video. Oggi ci troviamo praticamente all'interno del menu della mia gilda. Perché questo? Perché oggi parliamo delle mock di questa Guild Battle numero 4. Solitamente non ho fatto video nelle precedenti Guild Battle, non ho fatto video del genere, semplicemente perché ci sono tantissimi altri content creator che hanno fatto questa stessa tipologia di video e probabilmente sono quelli che sono più seguiti rispetto a me. Però, dato che comunque non c'è nessuno che fa, diciamo, spiegazioni in italiano, o comunque non c'è nessuno che tratta l'argomento in italiano, penso che sia comunque giusto e doveroso da parte mia fare comunque delle guide fondamentalmente in italiano. Quello che vi farò vedere oggi sarà la composizione dei miei due team che praticamente ho idealizzato e che fondamentalmente ho scelto di utilizzare per gli stage 1-3 e poi 4-5. Quindi io gioco con due formazioni che mi permettono di gestire il boss 1-2-3 e poi successivamente un'altra formazione che mi consente di gestire il boss numero 5 o comunque il 4 e il 5, che sono, diciamo, quelli un po' più tosti. Questa Guild Battle in particolare è risultata essere un po' infame, dato che comunque i boss sono addirittura due e praticamente i danni che si vanno a subire sono parecchi, e ovviamente avere Angeal qui vi consente di gestire al meglio la situazione. Infatti, come team competitivo, per chi lo possiede, il mio consiglio è quello di utilizzare Glenn, Angeal e Sephiroth addirittura, se messi bene. Quindi se ovviamente avete comunque questi tre personaggi messi in, diciamo, in condizioni decenti, probabilmente è il trio da utilizzare che possa effettivamente darvi un bel boost all'interno della battaglia. Se invece non possedete ovviamente questi personaggi, o comunque non li possedete messi bene, le varie alternative potrebbero essere utilizzare Sephiroth e Cloud insieme in contemporanea. Anche Lucia potrebbe essere utilizzata con la Serpent Eater se messa bene, però diciamo che essendo comunque uno stage acqua fisico ed essendo comunque
Cloud e Sephiroth, quelli messi meglio sia dal punto di vista di costumi, sia dal punto di vista anche di armi in generale e setup, mettiamola così, sono quelli che vi consiglierei di più. Il team che addirittura io utilizzo nello stage 1, che vi farò vedere appunto tramite questo video, è il seguente. Ovvero utilizzare Sephiroth, Kite Sith e Cloud. Con armeria a livello 60, che diciamo è abbastanza buona. E poi utilizzare praticamente questo team che mi consente di poter giocare al meglio delle mie possibilità. E vi faccio vedere un po' la situazione. La mia situazione è questa. Ovvero Sephiroth equipaggiato ovviamente con il suo setup col suo setup acqua, fondamentalmente con la Tempest OB6. Successivamente come secondaria la Mithril Katana, la Mithril Type Zero, quella che è, e poi ovviamente Ultimate. Kite Sith invece con il Battle Trumpet o il questo è il March Horn, scusatemi, il March Horn e Green Megaphone con la sua Ultimate, ovviamente. E Cloud invece col costume di Bahamut, che tecnicamente dovrebbe andare in armeria per dare punti sinergia, ma i bonus che conferisce questo costume sono decisamente tanti e quindi vanno sfruttati al 100%. E per quanto riguarda Cloud invece ho un setup con Maritime Sword ed Hard Edge. Può sembrare strano perché molti potrebbero pensare al fatto che l'Hard Edge possa tranquillamente essere sostituita con una Glavenus, ma in questo caso la Glavenus che io possiedo mi permette di fare un debuff fisico di meno 2 e un buff di attacco di più 2. Mentre invece con Kite Sith posso buffare l'attacco a più 3 e con l'Hard Edge mandare la difesa subito a meno 3. Quindi ho un risparmio fondamentalmente e anche un guadagno di quelle che sono statistiche, evitando comunque di sprecare troppa ATB. Per quanto riguarda invece ovviamente i vari setup, le summon, Leviathan su Sephiroth, essendo quello più indirizzato verso l'elemento acqua, Cloud che invece se la gioca con appunto la sua abilità fisica in generale, e poi Kite che invece buffa come se non ci fosse un domani, buffa, debuffa, utilizza l'ultimate e quindi mi consente di essere molto veloce. Se invece andiamo a dare uno sguardo veloce al setup, in questo caso abbiamo appunto un physical attack portato a livello 7, un boost water di livello 6 e poi boost di abilità fisica al 5 e poi attacco generico e ability al 5. Raggiungere il livello 5, tranne per l'elemento che sarebbe consigliabile raggiungere il livello 8, è la cosa migliore. Perché questo? Perché ovviamente il bonus che praticamente acquisiamo a partire, diciamo, fino al livello 5, almeno per l'attacco generico, comunque cresce regolarmente, diciamo, del 5% arrivando fino alla fine, mentre invece se andiamo a guardare il boost di ability fisica, praticamente fino al livello 5 cresce del 15%, mentre invece dal livello 6 e 7 il bonus è soltanto del 10%. Quindi meglio raggiungere il livello 5 con tutto per avere la massima possibilità di ottenere percentuali bonus, piuttosto che sprecare un 15% in elemento o comunque da qualche altra parte per guadagnare solo un 10% di abilità fisica. Quindi meglio essere il più equilibrati possibili per ottenere più bonus e più punti possibili. Le statistiche del mio Sephiroth sono le seguenti. Con 182 di difesa fisica, che per i primi 3 stage è più che sufficiente, se riuscite ad arrivare a 200 anche meglio, e poi 6600 per quanto riguarda il suo attacco, che probabilmente potrei anche modificare, devo controllare se posso aumentare un altro pochettino, però direi che ci siamo. Mentre invece le sub-weapon, in questo caso Twinkling Star per avere HP e ability fisica, Ceremonial per avere attacco fisico e ability fisica, e il Noble Collar di Red per avere attacco generico e boost water. Quindi per portarmi le statistiche nel più equilibrato modo possibile. Kite Sith invece ha una difesa fisica di 170, che non è tantissima, però diciamo che per i primi stage può anche andar bene, se si gestisce nella maniera corretta.
E per quanto riguarda le sue abilità, le cose più importanti, almeno per questo fight, sono il buff debuff extension, almeno a livello 5, e poi il boost healing, se volete averlo un po' più support e che magari vi possa salvare nella situazione di emergenza, soprattutto nello stage 3. Perché nello stage 3 comunque i danni iniziano a essere, diciamo, interessanti, quindi avere una cura singola su Kite potrebbe effettivamente farvi guadagnare un po' di survivability, che è una cosa comunque importante all'interno di questa battaglia. Ovviamente Kite Sith lo consiglio se avete l'ultimate, perché l'ultimate vi darà un grandissimo boost per quanto riguarda la velocità, ma soprattutto vi darà un grande boost per quanto riguarda la possibilità di fare più danno in generale. Ovviamente a tutti equipaggiate materie circolari e triangolari per la fase a sigilli, dato che io sono uno di quelli che consiglia di breccare i sigilli almeno nei primi stage, dato che è possibile comunque farlo. Questo perché? Perché breccare i sigilli vi consente di essere più offensivi e non perdere secondi preziosi con l'animazione degli avversari, perché ogni animazione all'interno della battaglia vi fa perdere tempo. Quindi è meglio poter eliminare più numero possibile di animazioni. Come sub-weapon abbiamo il 4-point shuriken che mi dà HP buff debuff extension, la stream saber che mi aumenta l'attacco a tutti e poi il guanto di Barrett di Gilda che mi aumenta la difesa fisica a tutti quanti. Ovviamente non posso mettere il siringone di Matt, che sarebbe stato decisamente meglio, perché appunto Matt è uno di quei personaggi che è sinergico nell'armeria. Quindi ho cercato il più possibile di non utilizzare le armi di Matt anche come sub, nonostante le armi di Matt come sub alcune, come Centipede, Siringone, Killer Hornet e via dicendo, sono estremamente buone. Cloud, infine, il mio secondo DPS, che comunque ha un po' meno HP perché compensa con un'elevatissima difesa fisica, di addirittura 220, un buon attacco fisico di 6000 e ovviamente anche per lui ho preso l'ultimate giusto per pompare un po' di più le statistiche, e costume Bahamut che a mio avviso è molto meglio rispetto al costume da marinaretto. È vero che il costume da marinaretto vi dà un 25% di danno water in più, ma il Bahamut potenzia sia Cloud che tutto il team, quindi secondo me il costume Bahamut risulta essere migliore. Anche per lui abbiamo comunque tutte le tipologie di sigillo, anche perché tramite la Maritime abbiamo il boost di sigillo circolare, mentre invece Sephiroth con la Tempest abbiamo il boost sigillo triangolare. Anche Angil possiede il boost di sigillo triangolare e Glenn, per chi lo utilizza, ha il boost di sigillo circolare. Quindi abbiamo praticamente i sigilli che fondamentalmente il gioco ha pensato che potessimo sfruttare. Per quanto riguarda le sub-weapon, invece, in questo caso sono stato purtroppo costretto ad utilizzare i guanti di Tifa, ovvero i Feather Gloves, per avere attacco generico e boost water, Killer Hornet per avere attacco fisico e ability fisica, e l'Enemy Launcher per avere attacco generico e ability fisica. Infatti, per quanto riguarda Cloud, abbiamo il boost di attacco fisico maxato, attacco generico al 5, boost water al 5, boost physical ability al 5 e purtroppo il boost ability soltanto al 3, ma se avessi avuto anche questo al 5 sarebbe stato molto comodo. Però l'importante è avere comunque 7 di attacco fisico, 5 di ability fisica e minimo. Sarebbe meglio avere comunque un 7-8 di elemento, però purtroppo con i miei mezzi non ci arrivo e quindi di conseguenza va bene così. L'hard edge, che effettivamente potrei aumentare un pochettino, voglio fare un attimo questa prova per vedere se riesco ad aumentare un pochettino le stats e vediamo. Sì, diciamo che ho migliorato giusto un pochino, però direi che va bene così. Ok, ho salito un altro pochettino l'hard edge così giusto per il meme. Va bene così. Adesso invece possiamo entrare in combattimento e vi spiego cosa fare durante le varie fasi di combattimento. In questi giorni di mock sono riuscito comunque a capire bene a imparare praticamente a memoria il combattimento e quindi potrò darvi delle indicazioni molto più precise. Skippiamo subito il filmato e io personalmente gioco in semi-auto. Può sembrare una cosa strana, ma è meglio giocare in semi-auto e vi dirò anche il perché.
Per prima cosa targettare il boss a destra, quindi iniziare ad attaccare con tutti il boss a destra. Perché ovviamente il boss a destra è quello che non possiede buff in questo caso. Pompiamo praticamente tutti e con Sephiroth e Kite utilizziamo subito l'ultimate. E continuiamo ad attaccare. Continuiamo ad attaccare, ecco qua, ho lisciato, fino ad arrivare praticamente al minuto e 40 circa. Ok, arrivati al minuto e 40 circa, switchate il target e iniziate ad attaccare l'altro target. Perché come potete notare c'è uno switch di buff, quindi la cosa migliore è per l'appunto attaccare. Ovviamente l'ultimate di Cloud qui vi serve a ben poco, perché ovviamente non potete debuffare gli avversari in nessun modo, e attaccate fino ad arrivare al minuto circa. Quindi come potete vedere siamo al minuto circa. Dopodiché fermatevi e accumulate più barra TB possibile, perché da questo momento in poi parte la seconda fase di buff con tanto di sigilli. Quindi in questo momento parte la fase a sigilli, fate doppio sigillo con Kite e poi l'ultimate. Una volta che avrete fatto targettate quello di destra. Ritornate a targettare quello di destra. Tornate a targettare quello di destra. Con Kite ridate il buff a Cloud fino a quando arriva a due tacche. Una volta arrivato a due tacche, concentratevi ad attaccare quello a sinistra. Una volta scaduto il tempo, assicuratevi che tutte e due abbiano il debuff water a meno 3 se riuscite e rilasciate le limit. Se avessero avuto il debuff fisico forse era anche meglio in realtà. In questo modo il boss praticamente a destra è praticamente morto. Io tra l'altro con Leviathan al 7 purtroppo non riesco a toglierlo definitivamente giù, ma se avete Leviathan al 10, come potete notare, il boss a destra può tranquillamente crepare e quindi fare più danni a sinistra vi consente di fare un punteggio complessivo migliore. E una volta fatto questo, praticamente il risultato è più o meno questo. Ora, anzi, ho fatto leggermente meno rispetto al mio record, però fondamentalmente io mi aggiro sempre sugli 85, ho toccato anche i 90 in alcuni try, però diciamo che fondamentalmente parlando è comunque un risultato da apprezzare, soprattutto nello stage 1. È vero che ormai tecnicamente bisognerebbe shottarli sti stage 1, però purtroppo con questa tipologia di guild battle un po' più infame risulta essere più complesso. Quindi diciamo che, anzi, per quello che è possibile fare con i personaggi a disposizione, direi che questi risultati vanno bene. E questo team io praticamente lo utilizzo per lo stage 1, 2 e 3, dove nello stage 3 rischio un po' di più a subire qualche danno, però con la cura singola di Kite Sith, bene o male, riesco a tenermi in vita i personaggi. La cosa che vi consiglio è di arrivare almeno alla fase a sigilli con tutti quanti in vita. Se nell'eventualità avete qualche personaggio messo male, utilizzate le limit già nella fase a sigilli. Non fatevi problemi, perché tanto se poi vi ammazzano qualcuno, almeno i danni delle summon siete riusciti a farli. E poi ovviamente se vi crepa qualcuno all'interno della battaglia, dopo le summon e dopo l'animazione anche dell'attacco, se nell'eventualità non riusciste a breccare i sigilli, il combattimento è praticamente finito. Quindi non avreste possibilità di poter fare altri danni al di fuori di queste animazioni. Quindi il consiglio che vi do è, se siete in pericolo, fate comunque le summon e poi vi subite in faccia l'attacco caricato dei sigilli. Adesso spostiamoci invece nello stage 4 e 5. Per quanto riguarda invece lo stage 4 e 5, utilizzo un setup diverso. Ovviamente utilizzo Matt,
che nonostante tutto ovviamente mi fa scendere anche di 2 punti l'armeria, purtroppo, ma ovviamente per me risulta essere comunque il compagno di giochi ideale. Anche Eris in realtà andrebbe bene da un certo punto di vista, solo che Matt lo preferisco. Matt lo preferisco semplicemente perché ha appunto quel kit che mi consente appunto di potermi buffare e di poter comunque anche aiutare dal punto di vista difensivo. Quindi è vero che Eris, se ce l'avete con la Kamura e soprattutto con la Bahamut OB10, potrebbe essere un game changing, perché nel momento in cui Eris subisce danno, scende sotto il 90% di HP, ma la Bahamut vi dà barra TB in più, quindi potreste aumentare il vostro DPS, però dato che gli attacchi dei nostri avversari sono randomici, purtroppo un pochettino risulta essere, diciamo, troppo randomico questo sistema, e di conseguenza secondo me potrebbe anche portarvi, potrebbe portarvi, diciamo, in generale anche un po' di problemi. Senza considerare il fatto che Matt ha comunque la possibilità di poter eccellere in buff debuff extension grazie alle sue armi, mentre invece Eris un pochettino scarseggia, e di conseguenza se utilizzate la Kamura per aumentare l'attacco fisico e la Bahamut per curarvi, ovviamente spendereste un ammontare di ATB molto elevato che potrebbero in un certo senso privarvi di alcune cure nel momento del bisogno. Mentre invece con Matt, tra l'altro anche grazie alla sua ultimate, abbiamo la possibilità di curarci in emergenza e cancellare qualsiasi debuff qualora il nostro alleato, in questo caso, venga debuffato tremendamente con una difesa fisica di meno 5, che da recuperare è abbastanza complessa come cosa. Quindi si può fare una cura di emergenza con l'ultimate e poi subito la centipede per ripristinare il nostro status e dare addirittura poi un più 2 di difesa fisica che potremo mantenere nel tempo. Sephiroth non è tanto diverso rispetto a quello utilizzato nel setup scorso, solo che perde un pochettino d'attacco per guadagnare in difesa fisica. Quindi anche lui, ovviamente, anzi in questo caso, ecco, vedete, devo mettere il sigillo circolare con PDF, ecco, facciamolo così, perché mi ero dimenticato di mettere il sigillo circolare, però anche lui comunque doppio sigillo e poi tutte materie che mi consentono di aumentare il PDF. Qui tra l'altro riesco a guadagnare un po' di attacco, perdo comunque un pochettino di PDF in generale, però va bene così, alla fine è un ottimo risultato. Le sub-weapon sono praticamente identiche, sia per lui che per Cloud, anche se Cloud qua in questo caso gioca un po' più difensivo, perché comunque ho l'attacco fisico cappato, probabilmente anche over cappato, il boost water al 6, boost ability al 5, però ho cercato di dare anche un po' più di HP proprio perché abbiamo appunto la Mad Minute in questo caso che mi fa da jolly, quindi mi consente di avere un po' di HP in più, anche se Cloud comunque viaggia su un 273 di difesa fisica, che è assolutamente ottimo. Mentre invece Matt ha una buona dose di 13.000 di HP, 178 in difesa fisica, che purtroppo è un po' bassina, però compensa con quasi 4.000 di healing, proprio perché lui continuerà a spammare per tutto il tempo la centipede. Utilizzerà il buff della Bramble su Cloud una volta soltanto, dopodiché Sephiroth si autobuffa tramite l'ultimate, quindi non abbiamo questo problema, e poi spammeremo in continuazione la centipede per mantenere HP e difese fisiche elevate al massimo. Anche per lui doppio sigillo e cura singola di emergenza. Cloud ovviamente anche lui doppio sigillo e stats che gli consentono di sopravvivere il più possibile. E per quanto riguarda questo, diciamo che, anzi, le sub weapon di Matt, non ve le ho fatte vedere, sono praticamente le stesse che avevo su Kaizit, quindi diciamo che il mio team fondamentalmente è questo. La battaglia è identica, solo che qui sarà tutto un po' più frenetico rispetto alle altre battaglie, perché con Matt dovremo tenere d'occhio sempre gli HP e anche il buff o debuff di difesa fisica, perché qui i danni comunque sono molto più importanti. Quindi cominciamo sempre targettando il nostro avversario a destra. Purtroppo anche queste animazioni fanno perdere tempo, quindi è una cagata, però ovviamente anche queste animazioni fanno perdere tempo. Quindi buffiamo Cloud, debuffiamo subito difesa fisica e water. E come potete vedere iniziamo praticamente a subire danni, ma con Matt iniziamo
a spammare la difesa fisica e la cura. Quindi vedete, praticamente il gioco è sempre questo: switchare, switchare, riswitchare. Ovviamente non cambio neanche la stance per non perdere danni, cerco di mantenere la stance identica. Qui possiamo cambiare il target già, come potete vedere, a 1.40. Ormai diciamo che sono cose che si fanno automaticamente dopo un paio di tentativi. Quindi iniziamo. Iniziamo a fare i danni da questo lato, riswitchiamo i nostri personaggi. Vedete, qui ovviamente subiamo un po' di dannini. Questo è il nostro ultimo attacco praticamente. Qui facciamo l'ultima cura. Perfetto. E ora ci prepariamo alla fase a sigilli. Anche in questo caso, fase a sigilli che cerchiamo ovviamente di risolvere il prima possibile. Targettiamo prima il target a destra perché è quello buffato, in modo tale che appena possiamo appunto gestire i sigilli, possiamo tranquillamente switchare su quello non debuffato per poi poterlo attaccare successivamente dopo. Ecco qua, quindi ricominciamo a fare danni con Matt al solito, curiamo. Con Sephiroth utilizziamo l'ultimate per il rush finale. Qui ovviamente concentro i miei danni su quello di destra perché non potendolo shottare è inutile. È inutile cercare di fare altro. Vedete, i buff tra l'altro su Cloud rimangono praticamente sempre. E poi a tempo scaduto rilasciamo tutte quante le nostre limit. Non mi concentro a debuffare anche il boss a sinistra, o comunque non mi concentro a fare chissà quale magheggio, a dire la verità, perché tanto la cosa importante è portare a casa più danni possibile. Ora qui tra l'altro non ho tolto neanche la difesa fisica, perché ho preferito fare qualche danno in più, cosa che probabilmente mi si ritorcerà contro, perché mi farà perdere un po' di punteggio. Ridurre la difesa fisica è importante tanto quanto la riduzione acqua. Quindi non avere la riduzione fisica probabilmente un pochettino mi farà perdere punteggio. Io solitamente qui, anzi no, ok, ho guadagnato qualche cosina in più. Solitamente io mi fermo sul, sì vabbè, no, 8-9%, quindi direi che bene o male ci siamo come punteggio, quindi direi che va bene. E come potete notare, purtroppo lo stage 5 è bello difficile, bello tancoso, però con questo team non vi dovete preoccupare della survivability, proprio perché comunque riuscirete a mantenere saldo il vostro team. Difesa fisica a manetta con tanto di cura, poi ovviamente buff fisico tramite la Bramble, che dovete semplicemente fare su Cloud perché Cloud non si buffa tramite la Glavenus, perché altrimenti neanche quello sarebbe il vostro problema. E poi Sephiroth, grazie comunque all'ultimate, è permabuffato, quindi non avreste comunque nessun tipo di problema. Detto ciò, io non ho nient'altro da aggiungere, spero che questo video possa essere utile un po' a tutti, e detto ciò vi auguro buona fortuna con questa guild battle e noi ci becchiamo alla prossima.